Bentag ragazzi e benvenuti o bentornati. Sul canale oggi andiamo a scoprire tutti gli easter egg presenti nella nuova mappa di Warzone, Fortune Skip. Alla fine del video scrivi nei commenti quali conoscevi e quali no. E mi raccomando di iscriverti se non sei già iscritto. Partiamo dall'easter egg delle bottiglie di vino e della stanza segreta di Kip. Per completarlo avremo bisogno di trovare e raccogliere due bottiglie di vino, situate nei dintorni di Kip. Gli spawn delle bottiglie sono molti e sono fissi. Nonostante servino solo due bottiglie, per comodità ti faccio vedere lo spawn di due coppie di bottiglie, così scegli quali prendere. Per le prime due andiamo in questo punto preciso della mappa. Troveremo la prima sul terrazzo, la seconda scendendo nella stanza di destra di questa casetta. Invece per la seconda coppia troveremo la prima in questo punto della mappa, nella chiesa, la seconda entrando in questa porta verde e guardando nell'angolo. Comunque, ora che abbiamo preso due bottiglie, spostiamoci al centro di Kip. Saliamo le scale finché non vedremo questa grande tavolata. Dietro di essa ci saranno tanti ripiani vuoti e, proprio al centro, potremo posizionare le nostre due bottiglie. Facendolo, apriremo una stanza segreta con diversi oggetti, armi e progetti al suo interno. Sottolineo che, raccogliendo i progetti, non li sbloccheremo. Per il prossimo easter egg, spostiamoci nella zona Graveyard. Qui dovremo trovare ed accendere tre candele. Lo spawn di queste candele è casuale, ma saranno sempre all'interno del cimitero. Accesa anche la terza, udiremo questo suono. Quindi dirigiamoci davanti a questa tomba ed interagiamoci. Dalla terra uscirà uno zombie che noi dovremo uccidere in modo da avere del loot, tra cui qualche kit di autorianimazione. Proseguiamo con il prossimo easter egg. Dirigiamoci in questo punto esatto della mappa, nella zona town. Atterriamo su questo terrazzo perché avremo bisogno di un coltello da lancio e proprio qui ne troveremo sempre uno conficcato nell'anguria. Ora scendiamo ed entriamo per questa porta. Sulla destra ci sarà un bersaglio e una porta chiusa. Lanciamo il nostro coltello proprio al centro del bersaglio e la porta precedentemente chiusa si aprirà. Al suo interno troveremo diversi oggetti e sempre un progetto arma, che però di nuovo non sbloccheremo. Per l'ultimo easter egg rechiamoci nella zona winery. In questo punto noteremo una fontana, andiamoci e buttiamoci del denaro. Il nostro denaro cadrà all'interno della fontana e non potremo più raccoglierlo, ma dopo qualche secondo dalla fontana uscirà del loot casuale, che a quanto pare migliora con l'aumentare del denaro buttato. E questi erano tutti gli easter egg di Fortune Skip. Allora, quanti ne conoscevi? Scrivilo nei commenti. Spero che questo video ti sia piaciuto, ma che soprattutto ti sia stato utile. Iscriviti al canale se non sei già iscritto. E noi ci rivediamo molto, molto presto con un nuovo video. Auf Wiedersehen!